quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Lo odio con tutte le mie forze e non avrò pace finché non sarà stato punito. Calmati, Leonella, sei troppo alterata. Come vuoi che non lo sia, zio Joaquin. Mentre io cercavo di convincermi a dimenticare l'incidente, che era solo un brutto sogno, che quell'uomo non era mai esistito, me lo trovo davanti all'improvviso tra i viali dell'università. Mi segue dentro un'aula della facoltà e poi addirittura fino alla mia macchina. Sì, però non in modo. Non voglio che... più vederlo davanti. Voglio che lo condannino e che lo sbattano in carcere. No, tesoro mio. Non credere che sia così facile come tu pensi. E perché no? Non basta quello che mi ha fatto per condannarlo? Sì, ma prima di tutto, pensa se vale la pena subire il danno morale che così cadrà sopra te e la tua famiglia. Tutto questo per la soddisfazione che il colpevole riceva un piccolo castigo. Piccolo, dici? Farò di tutto perché gli sia data una condanna pesante, magari l'ergastolo. Vedi, questo accadde l'anno scorso, quando l'opinione pubblica si commosse per lo stupro e la morte di una minorenne. Però, secondo quanto dice il nostro codice penale, articolo 375... Era il 375, non riuscivo a ricordarmelo. Istituendosi il processo, la pena nel nostro paese prevista per il reato di violenza carnale, mia giovane collega, è appena una condanna da 5 a 10 anni. E questo quando si riesce a portare delle prove certe che l'indiziato ha commesso il delitto. Ma io posso provarlo! Non fidartene troppo, Leonella. Di questi tipi, soltanto alcuni vengono condannati. Ma io voglio soltanto... Mentre invece la vittima che, vincendo l'angoscia e la paura, si decide a denunciare il suo stupratore, deve subire un processo che le farà rivivere tutto il dramma della violenza subita e tu sai bene che è un trauma molto difficile da superare. Va bene, però io voglio... Sì, ma considera che una Ferrari non è una ragazza qualsiasi che può ricorrere alla giustizia per un problema di questo tipo, Leonella. Tu devi capirlo, tesoro. Devi fare in modo di evitare lo scandalo. No, no. Pensino pure di me quello che vogliono, ma io non posso permettere che rimanga impunito il crimine che ha commesso quell'uomo. Vedi, Leonella... Proprio per questo agiscono senza ritegno, per questo commettono simili atrocità, perché pensano che la donna violentata per vergogna non osi denunciarli, non è vero? Leonella... No, no, non voglio diventare complice di un delinquente col mio silenzio, zio. Aspetta. Leonella... Che è successo? Dove va Leonella? Ha deciso di denunciare quel tizio. Ma convincila, Joaquin. Non lasciarglielo fare, per favore. No, è inutile. Non mi dà retta. Dio mio, Dio mio. Allora ormai non c'è più alcun rimedio. Sarà uno scandalo. L'hai vista anche tu, non è vero? Mm. È entrato in casa e non ci ha raccontato niente di quello che ha fatto. Questa sera era come la luna, quando c'è la luna nuova. Io credo che Pedro Luis si sia innamorato. Bene, sarei contenta. Sei una brava ragazza. Buongiorno, vorrei parlare col commissario, per favore. Sono io, si accomodi pure, prego. Grazie. Voglio sporgere una denuncia. Ah, signorina Leonella. Leonella. Come potrei fare in modo che mi accetti? Posso sperare che mi perdoni. Nome del denunciato? Pedro Luis Guerra. Di che l'accusa? Violenza carnale. È lei la vittima? Sì. Dove e in che circostanza si è svolto il fatto?
È successo di notte sulla spiaggia, dietro la villa che la mia famiglia ha al mare. Quando è successo? 3 giorni fa. E perché non è venuta prima a sporgere denuncia? Perché in un primo momento mi sono sentita un po' frastornata. Non sapevo cosa fare. Mi sentivo confusa e mi vergognavo. Non ero in condizione di prendere da sola una decisione. Volevo prima consultarmi con i miei familiari, con mio padre, farmi aiutare. Fino al giorno successivo non ho osato raccontarlo a mia madre. Lei dovrebbe capire come si sente una donna che è stata vittima di un'azione così umiliante. Il problema è che è passato del tempo, per cui il medico non può raccogliere elementi sufficienti per la perizia medico-legale che dovrebbe provare l'avvenuta violenza. Lei ha dei testimoni? Come? Intendo dire se qualcuno è stato presente al fatto. No. Bene. Capisce che per avere valore la sua denuncia deve essere accompagnata da una... È stata da un ginecologo? No. Ma ci deve andare. Lei deve sottoporsi a una visita medica. E questo perché? Significa che la mia parola non basta. Senta, sicuramente l'indiziato non ammetterà mai il fatto di cui lei lo sta accusando. Sarebbe la sua parola contro quella di lui. Ma allora lei sta dubitando di me? Mi crede capace? Lei non sa riconoscere una persona che dice la verità. Lei non ha mai visto quell'individuo, ma se lo vedesse si accorgerebbe subito che si tratta di un maniaco, di un animale, di un bruto. Senta, la legge è uguale per tutti, signorina. E mi perdoni, ma devo anche dirle che in questo tipo di denunce si incontrano tanti di quei casi e che si finisce per diventare piuttosto scettici. Vuol dire che mi ritiene capace di mentire? Ascolti. Da me sono venute altre ragazze a denunciare lo stesso fatto capitato a lei. Alcune avevano un fidanzato per bene, però per essere sicure di farsi sposare mi hanno raccontato che il loro fidanzato aveva abusato di loro usando la violenza, picchiandole o cose del genere. No, aspetti un momento. Per favore. E siccome è una cosa imbarazzante, per evitare ogni problema raccontano alla famiglia la medesima frottola. Tutto questo è assurdo, io non riesco a capire come... Mi stia a sentire. Ormai conosco la scena a memoria, signorina. Vengono e recitano il dramma, piangono e si disperano, sporgono denuncia e poi risulta che hanno accusato un innocente. Forse non è innocente, forse non riuscite a provare la sua colpevolezza. Va bene, certo qualcuno sarà colpevole. È anche vero che spesso si scopre che qualcuna si è inventato tutto. Io non sto inventando niente. Il mio, signor commissario, è solo un desiderio di giustizia. Io voglio soltanto che sia fatta giustizia. Tuttavia, lei è sicura che la sua accusa abbia fondamento? Perché vedendo come si comportano le ragazze di oggi, con queste idee sulla liberazione della donna, magari prima cercano dei rapporti e poi... No, io non ho cercato proprio nessuno. Io quell'uomo nemmeno lo conoscevo. Il reato è stato quello di violare una persona usando la forza. Violentarla, la parola stessa lo dice. Va bene, ora si calmi. Sì, sì, mi calmo, ma è incredibile. Mi è costato moltissimo fare questo passo. E lei, invece di facilitarmi la cosa, me la sta rendendo ancora più difficile. Io sto solo cercando di aiutarla. Cerco di farle comprendere qual è la realtà. Perché il grosso rischio di cui lei non si rende conto è di non poter sostenere la sua accusa contro quel tipo, mi capisce? Non ha prove, non ha testimoni, non ha niente. Lui però ha commesso un reato e la legge deve punirlo. Va bene, va bene, va bene. Se lei comunque insiste a sporgere la denuncia, d'accordo, d'accordo. Ma ricordi che deve presentare un certificato medico. Il ginecologo dovrà sottoporla a una visita che accerti il suo stato. Mentre lei, da parte sua, durante il processo, descriverà dettagliatamente come si è svolto il fatto. Successivamente bisognerà dimostrare, senza ombra di dubbio, che era proprio l'accusato. Io sto in confesso, io sé bien che non estarás quando me vaya. Leonella, tesoro. Hai raccontato tutto. Cosa hai fatto? Perché piangi, amore? Hai denunciato quell'uomo. Ti prego, parla. Hai presentato la tua denuncia? Non ho potuto. Non ho potuto. Oh, Dio mio, meno male. Tutto è stato così umiliante. Così umiliante.
un'atmosfera fredda e quelle domande imbarazzanti, quegli sguardi, quei sorrisi, quegli uomini che si fermavano ad ascoltare. Una totale mancanza di rispetto per una cosa tanto intima. Credevo di trovare un luogo più riservato e persone più discrete. E speravo di parlare con una donna. Un uomo, anche se è un poliziotto, è sempre un uomo. E un uomo non capisce. Non può capire. Era pieno di diffidenza. Non mi credeva. Non mi credeva, pensava che fosse una mia fantasia, una trovata per giustificare la mia condotta poco seria. Io sono la vittima di una violenza e devo anche sopportare che qualcuno metta in dubbio la mia moralità. Io lo sapevo. Ti avevo avvertita a che cosa saresti andata incontro. Ah, quel poliziotto. Una mancanza di tatto imperdonabile. Lo stesso sarebbe successo in qualsiasi parte del mondo. E devo riconoscere che ci sono molto spesso casi di denuncia non veritiere. Per questo gli organismi ufficiali si mostrano scettici e quindi trattano le vittime come se fossero loro le colpevoli. È logico perciò che ci sia una lunghissima lista di donne che preferiscono tacere e non denunciare la violenza carnale di cui sono state vittime, piuttosto che dover subire delle indagini interminabili che offendono il loro pudore e gli interrogatori che le umiliano e che non rispettano la loro dignità. E va bene. Andrò ad aggiungermi alla lista delle donne che tacciono. Che tacciono la loro rabbia e la loro vergogna. Leonela, ma che cosa dici? Non pensare questo, è meglio... Già, è meglio essere vigliacchi, vero zia? Però confesso che anch'io non ho la forza sufficiente ad affrontare quelle situazioni a cui andrei incontro se voglio accusare quell'uomo. Beh, ma vedi, io sono... Sì, è da vigliacchi non andare fino in fondo. E bisognerebbe farlo anche per tutte quelle donne sconosciute che non hanno la possibilità di reagire. Nessuno sa quante siano, ma certo sono molte. Ma Leonela... Ma d'altra parte la legge stessa non punisce lo stupratore come in effetti si meriterebbe. Ed è logico che questi depravati diventino tracotanti perché sanno che resteranno impuniti. Su, calmati, calmati. Finirei col sentirti male se fai così. È molto nervosa, vado a prenderle un calmante. Sì, vai. Dio, che schifo. Leonela, ecco mia. Cerca di tornare in te, te ne prego. Guarda che da un momento all'altro può arrivare tuo padre. Lasciala sfogare, si sentirà meglio. Mi sembra evidente che se Omero la vede così, bisognerà dargli una spiegazione. Se ne accorgerà senz'altro. Tesoro. Piccola, pensa al tuo matrimonio che si avvicina. Figurati che quasi tutti gli inviti per le tue nozze sono stati già spediti. Avanti, adesso fatti animo, fatti coraggio, d'accordo? Ora pensa al tuo matrimonio. Tu sei una persona che ha una grande forza d'animo e tutto andrà come deve andare. D'accordo? Guarda, guarda che bei fiori. Te li ha mandati tuo fidanzato? Sì. Di la verità, non li avevi ancora visti. No. Guarda che belli. Leggi il biglietto. Perdonami, ma sono tanto impaziente. Ti amo. Si rende conto veramente fino in fondo dell'atto che ha commesso? Sì, sì, certo. E io sono una ragazza ancora nubile. Dovrò sposarmi fra un mese. E non ero mai stata con un uomo prima. Ha capito? Chi è? Sono io, posso entrare? Sì, sì, entra pure. Dai, la cena è pronta, si mangia tra poco. Stavi dormendo per caso? No, no, riposavo. Coraggio, ti faccio un massaggio sulla schiena. Ti farà bene, Pedro. Ah, sì. Come te lo faccio se resti lì in mezzo al letto?
Ma no, adesso mi sposto. Dai, mettiti qua. Direi che dopo ti sentirai bene. Io ho delle buone mani, sai. Sono riuscita perfino a far migliorare un po' l'artrite della nonna. Non poteva più muoversi, poverina. Ti piace? Ah, sì, molto. È piacevole. Benissimo. Beh, allora come va il tuo romanzetto? Ah, bene, bene. Sono contenta. E quando ce la farai conoscere? Beh, non lo so. Com'è? Bella? Sì, molto. Meno male che è bella così, sta bene con te. Tu sei un bel ragazzo. Ma il fatto è che lei è di una classe più elevata della mia, sai, Nieves. Perché viene da una famiglia molto ricca, capisci? Sì, ma quando c'è un grande amore queste sono cose che si superano. Il guaio è che non mi vuole. Al contrario, dice che mi odia. Ma dai, non può essere. Sì, mi crede quasi, quasi un delinquente, sì. Per me ha del rancore. Perché? Che cosa le hai fatto? Forse qualcosa di male? Beh, vedi, è che una volta con lei io mi sono comportato. Senti, Nieves, che deve fare un uomo perché una donna lo perdoni? Sono indecisa, ma forse è vero. Credo che accetterà. Ehi, guarda là, bella. C'è da morire di invidia. Ah. Dici di no? Guarda, Otto ha una vera adorazione per Leonela. E lei si lascia adorare come una santa. Vedrai che un giorno cadrà dal suo piedistallo e si romperà. Ah, che dici? Come può rompersi se è rivestita d'una lamina d'oro? Maledetto tu che è solo un rivestimento. E i rivestimenti, come hai detto tu, si rompono facilmente. Dico bene? Dai, andiamo. Ti ringrazio dei fiori. Allora? Mi hai perdonato? Sì. E poi non avevo niente da perdonarti, Otto. Sono stata io che dimentichiamolo, ti va? D'accordo, amore mio. Sai, temevo che tu non avessi più molta voglia di vedermi. Quando mi hai chiamato mi hai detto che avevi una cena di affari. E sapessi di che affare si trattava. Dell'urbanizzazione della collina di Prados dell'Est. Un progetto da miliardi. Ah, bene. Sono contenta per te. Grazie. Ma se tu me l'avessi chiesto non ci sarei andato. Tu sei più importante. Ne ero così triste, Otto. Cosa dicono i due fidanzati? Toh, ma guarda chi si vede. Come va? Accomodatevi, accomodatevi. Allora, come va, bella? Io secondo me mi farebbe piacere. E tu come stai? E tu? Ciao, come stai? Come stai, bene? Oh, bene. Ah, mi fa piacere. Ah, lieto di conoscerti. Lei è la mia fidanzata. Salve. Allora, bene. C'è ancora tempo alle nozze? Avete iniziato i preparativi? Sì, ma certo. Su, dai, ragazzi, lasciamoli tranquilli. Il tempo passa in fretta. Ma prego, sedetevi. No, no, grazie, no, dobbiamo andare. Sì, certo, non volevamo disturbare. Senti, Leonela, quando hai la prova del vestito nuziale e del corteo, per favore mi avvisi. Oh, anche a me. Ci sono anch'io nel corteo. Credo che sarà la settimana prossima. Bene, allora noi ce ne andiamo, ragazzi. Sì, certo. Bene, d'accordo. Bene. Ciao. 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 Ciao, Leonela. Arrivederci, ciao. Piacere, signore. Ciao. Ciao. Salve. Ciao, arrivederci. Ciao. A ok, presto. Ciao, Leonela. Ciao. Ciao. Sbaglio o sei un po' stanca? Sì. Ho dovuto vedere la sarta. Sono andata all'università. Capisci? Tutto quel rumore, la gente, il traffico. Mi fa diventare un po' nervosa. Certo. Dai, sorridi. Voglio mettercela tutta nell'essere con te paziente e carino. Così non si ripete il fatto dell'altra sera. Io so perché è successo.
Mi hanno detto che più si avvicina il giorno delle nozze e più la sposa si sente nervosa. Chi te l'ha detto? Tua zia Selenia. Fortunatamente si è evitato il pericolo di dar corso a quella denuncia. Ma ora Leonella deve cambiare. Non deve esporsi al pericolo maggiore di perdere Otto. Si tratta della sua felicità e ha il diritto di difenderla. Non a costo di una menzogna. La felicità non si deve basare su una menzogna. E non temi che lui la lasci se saprà cosa le è successo? È possibile che questo rischio ci sia. Sarebbe una disgrazia comunque. Estelle, ascolta. È con questo dubbio che le consigli di raccontargli tutto. Tu vorresti essere responsabile di una probabile rottura. Preferisco che mia figlia corra questo rischio dicendo tutta la verità prima del matrimonio. Una verità amara che ora non serve a niente. Chi ci guadagna da quella verità? Eh? Nessuno. Assolutamente nessuno. Questa è la tua opinione, ma... Allora spiegami. Spiegami che significa una sporca e stupida verità di fronte alla vita di due che si amano, che devono sposarsi e che hanno tutto per essere felici. Dimmi, che gusto ci provi a distruggere il loro magnifico sogno d'amore con i tuoi scrupoli assurdi e arcaici e moraleggianti? La morale non ha epoca, Selenia. Il male è male e il bene è bene sempre. Ma cara, per carità, tutto è cambiato. Tu sola sei rimasta indietro. E va bene, d'accordo, sono antiquata. Però mantengo le mie convinzioni. Io non posso accettare il fatto che Leonella vada al matrimonio non dicendo niente a Otto. Io credo che debba avere l'orgoglio di essere sincera, di affrontare questa situazione con correttezza. Va bene. Va bene. Dimmi, e quando tutto quello che dovrà essere detto sarà detto, cosa questa che produrrà disillusione e amarezza, che ne sarà di lei? Saranno ancora uniti loro? Tu credi che Otto gradirà la sua franchezza? Ma lei troverà il modo di piegargli, di farsi perdonare? No, no. Gli uomini non perdonano. O perdonano soltanto loro stessi. Invece le loro donne non le perdonano mai. Dopotutto non è stata affatto una colpa, al contrario. Lei potrà raccontargli come sono andate le cose. Non fare la stupida, ti prego, non fare la stupida. Mentre lei gli parlerà di ciò che è successo, lui baderà soltanto alle ferite del suo amor proprio. Farà scatenare la sua gelosia. Ti prego, basta, Selenia, mi stordisci. Mi confondi con i tuoi argomenti. Io davvero non so più come... Perdonami, 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 cara. Senti, io conosco la vita. Ho molta più esperienza di te. Se seguirai il tuo consiglio, l'unico risultato sarà una donna disgraziata. Ascolta, ascolta, Selenia. Tu non pensi che Leonella sentirà vergogna a nascondere una cosa del genere a chi sarà suo marito? Io credo che si sentirà distrutta quando lo perderà. E questo non è giusto. Però accadrà. Ma riflettiti, ti sei chiesta come farà a vivere tranquilla con il peso di questo terribile segreto sull'anima? E tu credi che lei potrà vivere tranquilla quando resterà sola dopo solo un mese di matrimonio? Quando sarà oggetto di chiacchiere e mormorì? Quando, spogliatasi del vestito bianco da sposa, dovrà iniziare a vergognarsi? Quando le sue amiche che la invidiano rideranno di lei? Mi riempie di orrore che vada al matrimonio così. Dio non potrà guardarla con misericordia. Ah, che sorella che ho, accidenti. Tu pensi al cielo, ecco che c'è. Ma bisogna che tu metta i piedi sulla terra. Selenia, io credo che il mio dovere di madre sia di consigliarla come l'ho consigliata. Molto bene. Quindi tu credi che tua figlia debba vergognarsi davanti al suo uomo? Hm? Ma dopo tutto, che cosa significa oggi la verginità? Selenia! Sì, è un guaio che la donna si trova addosso e di cui deve disfarsi rapidamente se vuole sfruttare bene la sua vita. Io non so come tu possa essere capace di dire cose che sono solo ignoranza. Sì, lo so che ti scandalizzo, però io sono moderna e sono per l'eguaglianza dei sessi. Mi piacerebbe sapere se il nostro caro Otto arriverà casto e puro al matrimonio. Da parte mia sono sicura che ha perso il conto di tutte le avventure che ha avuto. Per un uomo è diverso. Sì, è diverso solo perché tutte noi donne subiamo sempre tutto dagli uomini. Ma perché noi altri dobbiamo andare pure e caste tra le braccia del futuro padrone della nostra vita?
Perché è sempre stato così? No, adesso no. Non è più così. La donna che arriva a comprendere rompe il gioco con le sue stesse mani, perché ha frantumato, ha distrutto la rete di pregiudizi che l'ha sempre, sempre ingabbiata. Ma so bene che l'uomo questo non vuole accettarlo. E sai perché? Perché ha aggrappato con tutte le sue forze al suo maschilismo. È per questo che credo. Credo che Leonella non debba dire tutta la verità a Otto. Selenia, io voglio soltanto evitare dolore e vergogna a mia figlia. Va bene, d'accordo. Basta che lei non faccia parola di quell'episodio della spiaggia. Che lo dimentichi. Come se nulla fosse mai accaduto. Micio! Micio, Micio, Micio! Dove stai, mio bel gattino? Eccoti qui col tuo bel musetto. Tò, ecco il tuo lattino, tò. Ecco qua. Ti piace tanto, eh? Che carino. Bravo. Oh, mi raccomando, non versarlo per terra. A che stai pensando? A che stai pensando? Niente, pensavo... Pensavi? Sì, Nieves, a tutto quello di cui stavamo parlando. Sì. Sì. Quello che uno potrebbe fare per conquistare una ragazza. Bene. Tu sai cos'è che una donna apprezza soprattutto? I fiori. Regalale dei fiori.